ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Come potete vedere, ho cambiato il colore dei miei capelli. Vi ho postato la foto anche su Instagram qualche giorno fa quando sono stata dalla parrucchiera e ho deciso di fare questo cambiamento perché ero stufa di avere le punte chiare, di essere abbastanza chiara, anche perché poi le punte erano molto molto rovinate, quindi come potete vedere gli ho dato anche un bel taglio, li ho accorciati parecchio e poi sono diventata completamente mora. Sono tornata al mio colore naturale, diciamo tra virgolette naturale, perché io sono comunque di base molto scura. Però questo in realtà è più scuro del mio colore naturale e devo dire però che sono veramente soddisfatta, sono super contenta del risultato finale, perché solitamente quando torno dalla parrucchiera non sono mai soddisfatta al 100%. C'è sempre qualcosina che non mi piace, o il taglio, o la piega, oppure il colore come è uscito, insomma c'è sempre qualcosina che non mi piace. Invece stavolta sono uscita veramente molto molto contenta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questo nuovo look o se invece preferivate quello di prima. Comunque, in questo video voglio mostrarvi come pulisco, come tengo puliti i miei gioielli di Tiffany, perché nell'ultimo video dove vi mostravo i miei gioielli preferiti vi ho chiesto se vi poteva interessare questo tipo di video e siete state in tantissime a dirmi di sì, e quindi eccomi qua a registrarlo. Come vi dicevo nello scorso video, solitamente io i gioielli di Tiffany li tengo sempre sempre al polso, li utilizzo appunto anche sotto la doccia, e quindi andandoli a bagnare tutti i giorni, tutte le sere, e utilizzando comunque anche il sapone che un po' insomma va a finire sui braccialetti, si mantengono puliti ogni giorno costantemente. Però se preferite toglierli durante la doccia o se non li indossate tutti i giorni, ogni tanto bisogna fare una pulizia appunto dei gioielli in argento, specialmente quelli di Tiffany, che essendo non rodiati, se non vengono utilizzati e restano magari nel loro sacchettino per più tempo, tendono a diventare giallini. Come ad esempio è successo alla mia collana, quella con le palline, la collana lunga con il cuore XL, che dopo vi mostro nelle prossime immagini. Quella ad esempio in quest'ultimo periodo non la stavo più utilizzando, è rimasta nel sacchettino quindi per un po' di tempo, e infatti si è ingiallita, è diventata un po' più gialla. È successo anche un altro braccialettino che nel fare la pulizia di tutti i miei gioielli di Tiffany ho rispolverato, perché anche questo era nel sacchettino da un po' di tempo, anche questo era appunto molto molto giallo e adesso è diventato praticamente bello bello pulito come tutti gli altri, perché appunto quelli che indosso quotidianamente sono sempre sempre molto lucidi, appunto perché utilizzandoli sotto la doccia si mantengono puliti. Io adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al video, spero che vi possa essere utile. Magari fatemi sapere se utilizzate altri metodi, altre cose per tenere puliti i vostri gioielli in argento, che comunque qualche consiglio in più non fa mai male, anche per le altre ragazze che stanno guardando magari questo video. Ho un'ultima cosa da dirvi e poi vi lascio le immagini, promesso. Da questa settimana voglio iniziare a pubblicare due video a settimana, quindi uno uscirà tutti i martedì alle 16 come oggi, mentre l'altro invece uscirà tutti i venerdì sempre alle 16, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Vi mando un grosso bacione e adesso vi lascio veramente al video. Tutto l'occorrente che servirà per pulire i vostri gioielli in argento sono una ciotola o comunque un contenitore pulito per immergere i vostri gioielli, un dentifricio bianco, mi raccomando però che sia un dentifricio senza granuli, un sapone delicato, di qualsiasi marca va bene, l'importante è che sia molto delicato e non aggressivo. Panno morbido, io in questo caso ho scelto questo di Pandora, ma va bene qualsiasi panno, anche quello per gli occhiali, mi raccomando però che sia pulito. Dei cotton fioc, questi vi serviranno per pulire le scritte e per pulire l'interno delle maglie dei vostri bracciali. E ovviamente non possono mancare tutti i vostri gioielli in argento. La prima cosa che faccio è riempire la mia ciotola, il mio recipiente, con dell'acqua calda. Mi raccomando, utilizzate acqua calda e non tiepida. E poi vado semplicemente ad aggiungere un po' di sapone delicato. Mescolo il tutto per fare un po' di schiuma e poi vado ad aggiungere tutti i miei gioielli. Potete vedere, questo cuoricino è leggermente ingiallito e anche un po' segnato, ma questo è dato dall'usura e quindi questi segni non verranno mai via. E anche la catenina, come potete vedere, è un po' gialla. E lo stesso discorso vale per questo braccialetto che era rimasto nel sacchettino per un po' di tempo e quindi si è ingiallito parecchio. Thank you.
Lascio tutti i gioielli in ammollo per 10-15 minuti. Passati 10-15 minuti vado a pulire singolarmente tutti i miei gioielli. Parto con questo bracciale e come potete vedere mi aiuto con un coton fioc per pulire sia le scritte ma anche l'interno delle maglie, perché specialmente per questi bracciali se non vengono utilizzati tutti i giorni come me sotto la doccia tendono a diventare neri, quindi l'interno delle maglie si sporca di nero e il coton fioc vi sarà utile per eliminare questo nero in eccesso. Poi prendo un po' di dentifricio, mi raccomando dentifricio bianco senza granuli, e lo vado semplicemente a spalmare, a strofinare su tutto il bracciale. Poi lo inserisco di nuovo nella ciotola con l'acqua per sciacquarlo. E poi vado semplicemente ad asciugarlo tamponando il bracciale e non strofinando, mi raccomando. Procedimento sempre lo stesso, quindi ricapitolando, vado a togliere i gioielli dall'acqua dopo che sono stati in ammollo per 10-15 minuti e poi prendo un po' di dentifricio bianco e lo vado a spalmare su tutto il gioiello. Utilizzo un coton fioc per pulire l'interno delle maglie, i ciondoli, le scritte e anche i charms di Pandora. Una volta che tutti i gioielli sono stati puliti, prendo un panno morbido e vado semplicemente ad asciugare il mio gioiello. Dopo tutti questi passaggi i vostri gioielli saranno molto molto più puliti. Io faccio questo lavoro di pulizia una volta ogni tanto e vi assicuro che il risultato che ottengo è sempre lo stesso. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!